Anche a stacco a questo punto, tanto è forte. E vado via come sequenza. Sì, abbiamo usato di anche. Come sintesi ho usato un po' di tutto. Questo spettacolo, La Casa dei Mostri, è nato per partecipare a un concorso indetto dal CEMAT e nel 1999, la terza edizione del concorso 40 anni nel 2000. E il bando di concorso chiedeva esplicitamente un progetto poggiato su tre componenti: la musica, e essenzialmente della musica con forte partecipazione della tecnologia, quindi della musica elettronica. Chiedeva anche un testo letterario e per finire un progetto di ipotesi di allestimento teatrale. Il mio nome è... Livia è lasciata dai genitori a casa degli zii, in un ambiente tutto sommato ostile, perché gli zii continuamente guardano la TV e non vogliono che la bambina li disturbi. E per questo dicono stai buona e soprattutto non girare per la casa, ci sono mostri in ogni stanza. Questa casa è piena di mostri. Perciò non andartene in giro da sola. Rimani in camera tua. E noi seguiremo nel corso dello spettacolo la peripezia proprio di Livia, che visita ogni stanza e sconfigge ogni mostro che trova. Avendo come riferimento degli spazi archetipici della casa, che sono la cucina, il ripostiglio, la cantina, ma e il solaio, è stato interessante pensare ad una cantina che vuol dire andare giù e ad un solaio che vuol dire andare su, e in questo senso questo spazio si è prestato in modo anche naturale, perché esistono scale che ci permettono anche queste salite, queste discese e questi continui spostamenti anche di passaggi dalla luce all'ombra, che sono poi quelle suggestioni che ogni vera casa ha. Il suono viene prodotto all'esterno dello spazio scenico, una specie di, io lo chiamo quasi un delirio wagneriano, cioè quasi una cancellazione della visione dell'orchestra, un po' come il golfo mistico, no? La fossa dell'orchestra, orchestra in grabe, come si dice in tedesco. Il concetto musicale è quello che il suono è circolare, deve arrivare quindi da tutta la struttura che ci ospita. C'è un'esperienza percettiva, auditiva, per i ragazzi, quindi un modo di sentire i suoni proporzionato alla stanza, alla piccola stanza ingombra di cose come il ripostiglio, o alla cantina, per esempio, una stanza vuota, molto, molto grande, molto risonante, con suoni gravi che rimbombano. Oh, c'è una scala che scende giù. Due, tre, contate con me. 4, 5, 6. Oh, si scivola. 7, 8, 9. 10, 11, 12. 13, 14. Vedo la tua ombra sul muro. Come trema la tua vocina. Hai paura, bambinella bella? Ah ah! Livia è la protagonista ed è una bambina giovane, forse dell'età degli spettatori, diciamo fra 6 e 8 anni. Ed è una bambina curiosa che ha dalla sua il vantaggio della,
della voglia di superare i divieti, soprattutto i divieti senza spiegazione. Per raggiungere le varie postazioni passa in mezzo ai bambini. Nella partitura, proprio come era richiesto dal bando di concorso, sono presenti delle interazioni col pubblico di ragazzi spettatori. In particolare ci sono alcune piccole frasi cantate, il più delle volte, dette da Livia per sconfiggere i mostri, e in questo Livia incita anche i ragazzi del pubblico di spettatori a rispondere assieme a lei. Quando hai la pila nel ripostiglio, vai dentro con la pila in modo che il gioco si, cioè dentro, okay, sul telo nero. Sul telo... Che è bello, dove l'hai agli occhi? Perché così si vede la pila che rincorre gli occhi. Cioè contro la porta? Esatto, cioè da dentro, okay. Tu punti, okay, la luce che ieri l'hai fatto ma per poco. Non sei per niente interessante. Tutti i bambini, ovviamente, per simpatia, per affetto, diventano Livia. È come se tutti i bambini facessero con lei il giro della casa, accendendo e spegnendo quelli che sono i mostri che vengono di volta in volta evocati dalle desideri e dalle paure di Livia. Decisamente la parte che riguarda la recitazione è più importante. Ma lo dice lo stesso compositore, lui me l'ha sempre detto, non ti preoccupare delle note, fregatene... L'importante è l'intenzione, insomma, perché poi i bambini si devono divertire, fondamentalmente penso che sia questo, no? La cosa importante. Livia, Livia, Livia. Ma ho deciso che non li ascolto e già comincia l'esplorazione. Voglio scovare i brutti mostri e dare a tutti una lezione. Cantiamo insieme il ritornello. Partito ideando solo delle piccole cellule musicali, dei frammenti proprio di 2 secondi circa, da affidare a dei singoli strumenti, e questi sono stati registrati circa 2 anni fa. Materiale che andava trattato, quindi piccole frasi, rumori, suoni isolati, che poi successivamente ad una catalogazione, anche a un progetto ovviamente della partitura di Furlani, sono stati appunto sottoposti a trattamento, a ricomposizione, a missaggi, a tutto insomma il lavoro che è servito per arrivare al risultato sonoro finale. Nel nastro registrato c'erano anche non solo suoni registrati e trattati, ma anche suoni di sintesi, suoni puramente elettronici, che ben si adattavano poi a questi mostri, a questo monstrum, cioè irregolare, fuori dalla norma, quindi suoni non altrimenti percepiti. Gli zii mi han detto, non curiosare, devi imparare l'educazione. C'è la TV, non ci seccare. Ci sono solo 3 strumenti dal vivo, e cioè sassofono, trombone e percussioni, e con un attore che rimane come l'orchestra fuori dallo spazio scenico, che dà voce a tutti i personaggi, sia i mostri che i 2 zii, e questo grazie a dei continui procedimenti di trasposizione ed elaborazione del suo suono emesso dal vivo, trasformato appunto tramite apparecchiature di live electronics.